2 giugno del 1993, finale di conference ad est. I Bulls di Jordan sono in cerca del loro primo three-peat e affrontano i New York Knickerbockers con il vantaggio campo sfavorevole, in una serie che definir complicata è usare un eufemismo. Lo spogliatoio scricchiola in quel di Chicago e ripetersi per la seconda volta non è mai facile, tanto che la serie arriva nella città del vento dopo due vittorie dei Knicks al Madison Square Garden ed appare difficile da recuperare. Per la verità i Bulls riescono a riequilibrare il tutto nelle due gare dello stadium, Jordan in gara 4 ne mette 54 e il pivotal game è previsto proprio nell'arena più famosa del mondo, nel centro della Grande Mela, il 2 giugno del 1993. La gara è nervosa, combattuta ma di quelle belle. I Knicks sembrano la versione moderna di quei Bad Boys dei Pistons che presero a lungo a calci nel sedere Jordan e compagni, prima di venir superati nel 1991, dando il via al primo titolo di sempre per Chicago. Ci sono veri duri come Charles Oakley, John Starks, Anthony Mason e Doc Rivers ad affiancare un Patrick Ewing nel suo prime assoluto, guidati in panchina da Pat Riley. Ah, in quella squadra c'era anche Charles Smith, l'ala grande dal fisico atletico che aveva il compito di completare il roster, reduce da 4 splendide stagioni ai Clippers con statistiche di tutto rispetto, una roba da 18 punti, 7 rimbalzi e 1,7 stoppate di media. Nel suo primo anno a New York, offensivamente di palloni ne gestisce di meno, ma appare come un'assoluta arma in più nella presumibile sfida playoff ai Bulls, l'ostacolo principale tra le Finals e i Knicks. Chiuderà con 12 punti, 5 rimbalzi e più di una stoppata per gara. Insomma, la partita si conclude in volata e New York sembra aver dalla sua tutta l'inerzia del mondo. Il Garden è una pentola a pressione e la tensione si taglia a fette. PJ Armstrong porta in vantaggio Chicago nel finale e New York può giocarsi l'ultima azione con un punto da recuperare di fronte al pubblico amico. A 20 secondi dalla fine, Starks rinuncia ad un tiro forzato per scaricare su Ewing, che riceve fuori dall'arco dei tre punti, attacca in penetrazione uno Scott Williams che difende divinamente, quasi forzando lo sfondamento. Ma il centrone proveniente da Georgetown pesca miracolosamente Charles Smith, praticamente sotto canestro, con una conclusione che appare assolutamente facile. Il primo tentativo di Smith viene stoppato da Horace Grant, ed anche il secondo, ma l'ex Clippers riesce comunque a recuperare la palla. È ancora sotto canestro, ma nel tentare di appoggiare facilmente proteggendosi con il ferro, il suo tiro viene di nuovo bloccato, stavolta da Scottie Pippen che arriva da dietro. Siamo a 3 stoppate consecutive dopo 3 tentativi sostanzialmente a mezzo metro dal ferro, ma Smith non demorde perché il pallone è ancora nelle sue mani ed adesso si alza di nuovo per un appoggio tranquillo. Ci sono 4 secondi nel cronometro dei 24 e 9 in quello della partita. Probabilmente affaticato dalla situazione e dai tentativi falliti, Smith sceglie di non salire in schiacciata e Pippen nuovamente da dietro gli stoppa il quarto tiro consecutivo. Batti e ribatti pazzesco, la palla finisce in mano a Jordan che lancia in contropiede il solito BJ Armstrong che chiude allo scalere per il più 3. I Bulls vinceranno la seguente gara 6 in casa per giungere in finale contro Phoenix e la carriera di Charles Smith non sarà più la stessa. 4 stoppate consecutive, un qualcosa di mai visto che lo consegna alla storia dell'NBA dalla parte sbagliata, un po' come quei 4 errori dalla lunetta di Nick the Brick Anderson di Orlando in gara 1 del 1995 contro Houston, o come lo 0-2 di Karl Malone in gara 1 del 97 tra Chicago e Utah. Una roba simile Smith non riuscirà a scrollarsela di dosso neanche giocando una finale piuttosto insipida 365 giorni dopo, perdendo il confronto con Otis Thorpe di Houston in quello che divenne il primo titolo vinto dai Rockets di Olajuwon. Il declino dell'ex Clippers proseguirà poi in quel di San Antonio, con 2 anni da medie ulteriormente decrescenti prima del ritiro. Ah, tanto per non farsi mancare niente, è giusto ricordarsi che Charles Smith figurava anche nel roster di quella nazionale statunitense capace di vincere solo il bronzo alle Olimpiadi di Seul del 1988, dopo una cocente sconfitta in semifinale contro l'Unione Sovietica. Il motivo principale per cui, a partire da Barcellona del 1992, nacque il Dream Team. Insomma, non so quanto abbia senso parlare di una categoria del tipo il più grande perdente di sempre, ma se mai ci fosse una classifica, il povero Charles Smith probabilmente rientrerebbe ampiamente in top 10.